Buongiorno, siamo rientrati, bentornati. Siamo qui in negozio, fuori c'è un tempaccio, super diluvio, ma siamo tornati dopo un po' di pausa, un po' che non ci sentite blatterare con le nostre novità, le nostre cosine creative. Ma nel frattempo abbiamo lavorato, quindi ci siamo impegnate nel creare dei corsi che vi abbiamo già anticipato in newsletter e in post, quindi siete aggiornate sul versante corsi. Il primo sarà sabato 14, che sarà un make and take, quindi un piccolo corso gratuito fatto da Elena. Durante questo make and take impariamo a usare i crayons della Ranger, che sono dei pastelli a cera molto particolari che permettono di creare degli effetti molto particolari. Non ero preparata per parlarvi di questo e quindi mi sposto un attimo. Faremo queste card che sono delle ATC, quindi sono delle trading cards, sono delle card che solitamente se ne creano almeno tre, perché una la tiene il creatore e due le regala alle altre creative o le scambia. E saranno, vogliamo insomma dare avvio a questa serie di incontri in cui, sempre dei make and take o comunque degli incontri in cui realizziamo delle ATC, quindi delle card. Impariamo sempre delle tecniche durante questi make and take, delle tecniche, sperimentiamo dei prodotti nuovi, ma abbiamo pensato di creare queste trading cards, quindi queste carte collezionabili, quindi poi le potete collezionare, tenere e scambiare. Magari poi chissà organizzeremo proprio uno scambio con tutte queste card che abbiamo creato insieme. Quindi chi frequenta i nostri make and take, i nostri corsi, vedrà che faremo tanti make and take da ora in poi, nei prossimi mesi, nelle quali il formato che useremo, certo magari non tutti, però se sperimentiamo dei nuovi prodotti ci piacerà farli in questa versione ATC. Quindi delle card collezionabili che poi hanno proprio anche delle dimensioni abbastanza standard, perché appunto essendo delle card collezionabili hanno sempre più o meno la stessa dimensione. E quindi questo è per sabato 14, che abbiamo aggiunto tra l'altro un turno alle 12, perché i turni delle 10 e delle 11 erano pieni. Quindi chi vuole partecipare a questo make and take, a questo corso gratuito del 14, abbiamo ancora posto alle ore 12, abbiamo creato questo turno, aggiunto questo turno. Poi vi anticipo anche la festa di autunno, che sarà invece il sabato 21. Quindi sabato 21, grande festa qui in negozio, faremo tante cose carine. In particolare facciamo come sempre dei corsi, dei mini corsi. Il mattino facciamo un piccolo corso con la resina, che è un po' che non prendiamo in mano. Questa volta facciamo una cosa un po' diversa dal solito. Aspettate che mi è caduta, eccola qua. Facciamo un piccolo ciondolino con una foglia vera, resa, diciamo, solida, cioè non delicata come una foglia, grazie alla resina. Quindi lo trasformiamo in un ciondolo con la resina, quindi è un corso con la resina, quindi per chi non l'ha mai fatto comunque si utilizza la resina ed è un modo per approcciarsi. Chi ha già usato la resina, ha fatto dei corsi con noi, secondo me comunque è una cosa un pochino diversa, molto carina secondo me. E questo sarà quindi sabato 21 alla festa di autunno, il mattino. Poi vi mando bene anche tutte le informazioni su prenotazioni, orari, eccetera. Il pomeriggio invece faremo un piccolo approccio al journaling, quindi faremo una foto ricordo della giornata e poi con i washi della Washi Tape Shop vedremo cos'altro, insomma avremo questo momento di journaling break, perché durante questo momento di journaling faremo anche una merenda, una piccola merenda.
Poi durante la giornata voglio farvi anche una piccola dimostrazione su dei prodotti nuovi. C'è sempre una piccola richiesta da parte vostra, perché vi chiederò di creare qualcosa da scambiare tra di voi durante la giornata. Insomma, a breve mando comunque la newsletter su quello che faremo durante quella giornata, creeremo un post, sarete informate comunque. Allora, smetto di blaterare e vi parlo invece delle novità che sono arrivate, che sono veramente tante. Sono molte già proiettate verso il Natale, perché stanno arrivando anche molte cose natalizie, ma anche tante cose autunnali, perché anche in vista della nostra festa d'autunno vogliamo appunto che ci siano tante, tante cosine che possano anche ispirarci per quella giornata. Poi è arrivato proprio ieri pomeriggio Tommy con i prodotti in sconto, diciamo, che ha fatto uscire in quest'estate, che comunque erano in spedizione da fine agosto, sono arrivati ieri, chi ha fatto l'ordine arriverà. Comunque qua abbiamo ancora qualche pezzo, qualche cosina, adesso vi faccio vedere un po' cos'è arrivato. Allora, innanzitutto volevo dirvi che sono tornati tutti gli spritz, tutti i Dister Spritz, che tra l'altro sto usando e li trovo stupendi. Tra l'altro sto proprio anche pensando a un make and take su questo, e li farò vedere anche alla festa di autunno, quindi li vedremo insieme all'opera. Sono tornati tutti i colori del Versa Fine Claire nuovi, che appunto erano terminati quasi subito, e sono arrivate le collezioni di Marianne Design. Allora, questa è la collezione autunno. Marianne Design fa questi pad in formato A4 con queste fantasie che io trovo molto sfruttabili sempre, perché sono delle fantasie non troppo elaborate, ma che secondo me si prestano molto bene per fare dei progetti, degli albumini, delle card. Guardate che carino questo pad, cioè questo foglio con il pattern tutto zucchette. Sono fronte e retro, il fronte con un soggetto, un pattern, e il retro un tinta unita abbinato, che quindi appunto se si avanza un pezzettino dobbiamo fare una fustellata che si coordina col pad, oppure ci serve una mattatura. Guardate che carino anche questo con i girasoli, è sempre una cosa utile secondo me. Quindi questa è la versione autunnale. E poi è uscita anche questa versione invernale, anche lei molto carina secondo me, perché ha dei colori un po' tipo bosco. Guardate che carina anche questa con i rametti, il tronco, ricorda molto il bosco appunto, un inverno montano. Guardate questo effetto un po' neve, questa pallina, guardate che carina che è. E poi in abbinato ci sono due cose. Allora, uno è un pad di carte tinta unita abbinata alla collezione, quindi sono toni abbinati alla collezione, fronte e retro, stampate fronte e retro, quindi tinta unita fronte e retro, uno con un tono più scuro e il retro col tono più chiaro, quindi della stessa tonalità ma fronte più scuro e retro più chiaro, che è molto comodo anche questo per le fustellate secondo me. E poi questi, che non ne avevo presi tanti perché non avevo ben capito, cioè non ero certa, ma in realtà mi sono un po' pentita perché devo prenderne di più. È un pad di fogli metallizzati di colori molto particolari, sono due fogli mi sembra, sono quattro fogli per colore. C'è un azzurro ghiaccio, un verdino, questo è un oro però chiaro, insomma un oro, come si chiama? Un tipo un po' champagne, e poi c'è questo bel verdone, molto belli, quindi sono metallizzate, sono dei cartoncini metallizzati. Poi, questi sono i nuovi embossing folder della Nelly. Questo mi piace tantissimo, che ha questo sfondo un po' nordico, molto nordico. Questo con i pacchetti regalo, questo qua con le stelle di Natale. Poi li proveremo perché sono rendono molto di più, diciamo, quando si vede sulla carta. Poi
Della Woodwear invece vado un po' a casaccio come le abbiamo distribuite sulla parete. Della Woodwear abbiamo preso questi timbri che sono molto carini secondo me per creare qualsiasi cosa, anche dei bigliettini veloci, delle tag veloci. Proprio basta una timbratina su una tag, magari un sentiment con scritto auguri e hai fatto la tag. Li trovo molto carini. Poi questi qua per esempio si possono anche combinare per fare delle ghirlandine, però appunto anche solo, guardate che carino questo alberello, anche solo da utilizzare così secondo me sono molto carini. Poi guardate cosa c'è qui. Allora, questi sono dei pacchettini con dentro 6 fogli di acetato, sono tre stampe diverse, tre grafiche diverse. E sono delle stampe di neve, quindi sono 2 fogli per fantasia ed sono proprio accettati con queste stampe in bianco neve. Poi qui abbiamo 2 timbri, questo addirittura il timbro più fustella, dedicati proprio all'ATC, come vi ho detto all'inizio, vogliamo avviare questi incontri in cui realizziamo delle ATC. E questi qua sono proprio pensati per gli ATC. Questo è quello che si utilizza sul retro dell'ATC per scrivere chi ha realizzato il progetto. E poi ci sono altre cosine per abbellire anche qua, vedete questo qua uguale con l'ATC, e poi delle cosine made with love, insomma delle cosine che si possono usare per arricchire un po' la card. Poi guardate gli anelli, che carini questi 2 stencil. Questi io me lo immagino proprio con della pasta bianca tono su tono, sono carinissimi, oppure anche usando dei colori, anche usando magari mischiando alla pasta i distress spritz per esempio, si potrebbe provare, molto belli. Poi abbiamo dei punzoni foglie con delle foglie pensando proprio all'autunno. Abbiamo ripreso questi pacchettini che contengono 4 colori di Brilliance, ci sono in queste 2 versioni, questo con l'oro, il bianco, l'argento e il bronzo. Questo invece viene chiamato perla perché terra, scusate, perché ha invece delle colorazioni più sui colori della terra, appunto. Poi le Bix con le foglie autunnali. Poi abbiamo qua 2 versioni di queste basi stamp che stanno andando tantissimo, no? Che ci permette di dividere la nostra card in diversi quadranti con dei soggetti diversi, ma questo ispirati al tema francobollo. Poi qualcosina autunnale di Halloween, invece queste sono delle zucchettine molto carine, adesso ve le faccio vedere. Queste qua ce le avevamo già l'anno scorso, molto carine. Qui invece un po' di elementini Halloween, un po' creepy, la streghetta, poi qui sempre un po' Halloween creepy, questo timbro della Marianne Design con tanti soggetti appunto paurosi, un altro, altri sono qua invece con la zucchetta, guardate che carino il gattino, le zucchettine. E poi queste sono 2 novità della Marianne Design autunnale, guardate cosa non è questa foglia stupenda, bella grande, una foglia d'acero molto bella, e questa qua è uno sfondo intricato molto molto bello. Quindi queste qua sono 2 novità della Marianne Design. Poi sempre in tematica autunno abbiamo delle foglie della All in Create, sempre un po' autunnali, con lo stile ovviamente All in Create, molto molto bella secondo me. E questo sfondo, questo stencil che ti crea uno sfondo sempre molto autunnale. Poi vediamo un po', ah guardate che carina, questa è una nuova, sempre della collezione dell'anelli, appena uscita, una casetta, tipo una casetta di marzapane. E poi di qua la slitta e gli alberelli della Marianne Design. Questo invece ce l'avevamo già, l'abbiamo ripreso, è il pan di zenzero, sempre della Marianne Design. Insomma, queste qua sono tutte le novità che sono arrivate in questi giorni. Qui invece abbiamo quello che vi dicevo, le offerte di Tommy per quanto riguarda gli stencil e anche queste carte adesive. Ha fatto questi pacchettini che contengono 15 carte adesive
con colori misti in offerta. Il prezzo sarebbe 19,50 se non ricordo, invece è scontato a 8,90, una cosa del genere. Quindi insomma una super offerta. Anche tutti questi stencil che vedete qui appesi sono degli stencil che sono scontati al 50%, quindi il... Ciao Valentina! Quindi vengono 2,50 questi piccoli, mentre quelli grandi mi sembra 5,50, insomma sono scontati. Li trovate comunque tutti nel sito. E, vi faccio vedere un secondo la zucchetta che vi dicevo poco fa, che è molto carina, che l'aveva la Veronica qua sul tavolo. Eccola qua, guardate che carine. Queste sono le zucchette di Marianne Design. Queste qua. Faccio vedere. Voilà. Ebbene, adesso dateci il tempo e prepareremo un bel po' di campioni. Tra l'altro in questi giorni sta uscendo anche la coppia creativa, quindi attenti che parleremo anche della coppia. Per ora vi saluto, pian piano stiamo tornando alla normalità, stiamo cercando di organizzarci per fare tutti i nostri incontri, tutte le nostre cose, quindi seguiteci e a presto, ciao ciao!